per l'Inter è una domenica burrascosa. I nerazzurri battono in un clima di contestazione il Bari. Segna Klinsmann nel finale, ma fuori la gente non è contenta e Pellegrini decide di affrontare personalmente i tifosi. Siamo la barzelletta d'Italia. Ritengo che la mia presenza qui all'Inter, a questo punto qui, sulle valutazioni che faccio io, sia più negativa che positiva, quindi è bene che tolga il disturbo e siano altri a proseguire il lavoro. L'inevitabile o l'evitabile, fate voi, accade all'Inter alle 16.30 del 19 gennaio, dopo la sconfitta subita a Bergamo dall'Atalanta. Orrico se ne va dal portone principale. L'avventura del 51enne tecnico di Volpara, la sua zona, il suo modo di intendere il calcio, la sua scommessa, sono durati il breve spazio di 6 mesi. Il presidente Pellegrini corre immediatamente ai ripari dopo le dimissioni di Orrico. Per cercare di salvare la stagione, il numero uno nerazzurro ingaggia Luisito Suaz, ovvero un grande campione del passato interista fatto di trionfi in Italia, in Europa e nel mondo.